Allora sono qui col Mauri, Maurizio Valletti, grande Ciao a Mauri. tutti, grande Lambre. Allora, oggi abbiamo mangiato qualcosa, l'ho Sì. portato a fare un giro, oggi non c'è Gelmini. E no, ha avuto impegni, Gelmine è dovuto, non ha potuto venire. Ok, voglio parlare con te, diciamo, della crisi di mezza età, crisi dovuta anche, diciamo, anche alla perdita anche del lavoro. Sì, infatti. Cosa si passa, diciamo, tu non è una situazione che stai, ormai sono anni che sei in questa Sì, situazione, ormai ci ho fatto il dalla crisi del cavo. 2008. Sì, cioè, Che sono cosa, sempre stato precario. come va la situazione? Cosa si prova? Com'è? Si prova, ci si sente un po' emarginati, insomma, ci si sente molto emarginati perché cosa succede? Succede che praticamente Anche dagli amici? non tutti, ma qualcuno, i veri amici non ti emarginano, ma sono pochi i veri amici, ma molti ti emarginano. Molte ti immaginano, sì. Spariscono, cioè quando sei in difficoltà spariscono, intendo dire questo. Invece quando ho conosciuto il Lambre, porca miseria, lui, io all'inizio pensavo, perché io quando ho aperto il mio canale YouTube, no, ho cercato anche di avvicinare, o parlare con canali grandi, ma nessuno, quando i canali più sono grossi e più si sentono importanti, non danno spazio a noi piccoli. E allora niente, tutto ad un tratto ho avuto occasione di conoscere Lambre, ci ha la prima volta invitato, poi è nata un'amicizia, adesso a me Gelmini ci porta in giro, vabbè, ci offre panini, cioè noi intanto giustamente siamo anche contenti della sua compagnia perché Lambre Benedetto è una persona veramente brava ed è un peccato. Vi offro anche i taglieri da Sì, mangiare, no? offre Non tagliere. solo panini, Sì, ecco, anche, ciao, se no voglio. sembro che passo per taccagno. No, 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 ma qui anche se siamo in una terra di accumulatori, Sì. lui assolutamente non è un Ti taccagno, ve lo ho portato su anche ai Valsassi, avete mangiato ve lo polenta posso e funghi, garantire. Ormai è avete un anno che mangiato lo conosciamo. Ormai è pizzoccheri. un anno No, che se lo no mi fai conosciamo. passare per accumulatore No, taccagno. no, 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 no. Ci mancherebbe, no, comunque è veramente una persona in gamba, brava. E mi dispiace che ieri lo prendano di mira, perché dovrebbero in realtà pulirsi, sciacquarsi la bocca quando parlano di Lambrenedetto. Invece a volte sei attaccato, forse perché sei invidiato, credo, penso, non lo so, non c'è una Ma no, conoscenza vabbè, diretta. ma quello è semplicemente perché, vabbè, YouTube è diventata una valvola di sfogo e Sì, è perché. giusto così, è normale, Beh, vabbè. certo, anch'io ho etere. Allora, io quello che volevo dire è che effettivamente hai ragione, perché una cosa che mi dà fastidio è che molti canali grossi non danno mai una mano comunque ai piccolini, molti si montano la testa. Infatti io non partecipo mai a nessuno di quei raduni di YouTuber, perché ti dico la verità, mi stanno tutti sul cazzo. Cioè sono tutta gente montata di testa. No, non Alla è. fine non sono rimasti terra terra. No, uno se arriva a un certo livello con YouTube, beato lui, comunque poi dopo basta, sì, è come se fosse un divo del cinema o di Hollywood, ma in realtà sei una persona normale che ha avuto successo su un social, no? Quindi non capisco anche questo modo di. Cioè che si Ma sentono. per uscire da questo stato depressivo, a che cosa ti sei attaccato? Alla religione? No, non credo. No, 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 per no. carità. Cioè no, io per l'amor di Dio non ho niente contro la religione, però Vai a fare un po' di camminate. vado a fare le Fai un po' di camminate, urbex con Gelmini. faccio gli urbex, vado nei posti abbandonati con Gelmini, poi vado naturalmente faccio video miei, leggo libri, ma più che altro sono le camminate che mi danno con gli amici, La così. solitudine, parliamo della solitudine, che è il centro di questo video. Perdere lavoro, vivere con reddito di cittadinanza, avere una certa età, subentrono poi tutti qualche acciacco Sì, fisico. beh, gli acciacchi dopo 50 anni La ci sono. solitudine si sente? Sì, si sente. Non nel mio caso, devo essere sincero perché non mi amo prendere in giro, non la sento tanto perché per fortuna ho gente come te, come Gelmini, come anche altri che mi chiamano, mi sento. Cioè, non la sento tanto la solitudine. Diversamente non saprei, se non avessi pensato di mettermi su YouTube anche a far video, non lo so. YouTube è diventato per te comunque anche,
un po' per farti compagnia. Sì, un po' mi tiene. Beh, anche compagnia, per conoscere anche gente. Avuto modo di conoscere anche gente. Sì, io ti ho conosciuto tramite YouTube con qualche video goliardico che facevi. Sì, sì, io vabbè, sono mai anni che sono su YouTube, anche se non ho successo di Lambre, ma perché io sono una persona normale, poi alla fine. Che canale hai? Mauri YouTube Official. Ecco, e io vi dico, io sinceramente da quando ho iniziato ho conosciuto tanta tipo hater, no? Non so se tanta gente, allora. Poi vabbè, io devo dire nel mio caso, ecco, appunto, ringraziando il cielo, non ho sentito molto la solitudine, anzi la vivo come una cosa tranquilla, però se non avessi avuto idea di fare su YouTube, credo che non lo so, io sì, penso che sarebbe stato difficile, probabilmente sarei ancora più depresso del solito. Cioè, quindi bene che ho avuto quest'idea, diciamo, di fare video su YouTube, che poi non è poi una cosa, cioè, che uno si deve vergognare, anzi, è una valvola di sfogo. Tutto qua. Niente, quindi diciamo che tu combatti la solitudine anche, diciamo, con il Gennaro, facendo un po' di zingarate, di camminate sociali. Si cerca di... C'è un tuo consiglio che dai a chi comunque è nella tua situazione, mezza età o anche ragazzi giovani, perché tu devi capire che ci sono tantissimi ragazzi giovani che sono depressi, che si isolano, che sono chiusi nella stanzetta efebica, che diventano degli chicomori. C'è un tuo consiglio per uscire da questa situazione? Dovete uscire, cercare di socializzare, dovete buttarvi nella mischia, se no, se state chiusi, isolati, credo che non riuscirete mai a risolvere questo problema. Non è stando chiusi in casa a deprimersi, a piangersi addosso, bisogna anche avere un po' di ottimismo e soprattutto uno che è giovane, che ha tanto una vita davanti, ancora di più si deve, createvi qualcosa, non lo so, un blog, un posto per socializzare, visto che adesso vanno tanto di moda i blog, però comunque bisogna sempre cercare di incontrarsi, sempre cercare. Io tramite YouTube, che ho la mia età, certo, ho conosciuto anche tanta gente, perché le mie amicizie, vabbè, sono, ve lo dico onestamente, sono... Beh, però ti ha aiutato comunque a uscire da questo stato, diciamo, di chiusura, che se non ci fosse stato saresti rimasto chiuso. Va bene Mauri, io cercherò di darti una mano anche al Gelmini, sì, almeno per farvi un po' di compagnia, portarvi un po' in giro, e sì, vediamo se riesco anche a portarvi in Germania, va bene? Grazie, scopriremo la Germania grazie all'Ambre. Va bene, ti grazie. Saluto, ciao ciao.